Ciao a tutti, eccoci a questa nuova puntata. Oggi vi parlo delle novità di macOS 10.14 Mojave. Questo aggiornamento non ha novità particolari su VoiceOver, a parte una sul Braille che praticamente si chiama a capo automatico. Poi andremo a vedere l'opzione. Iniziamo dalle novità in generale, quindi non relative all'accessibilità. Prima di tutto, una nuova visualizzazione nel Finder, galleria, che è gestibile. Adesso vediamo come funziona. Apriamo per esempio la cartella download. Download, download, finestra, vista, elenco, tabella. Questa è la vista classica elenco che utilizzo di solito. Comando 4 per attivare la galleria. Ricordiamo che con gli altri, comando 1, 2, 3 si attivano le altre modalità. Quindi il comando 4. Come galleria, selezionato. Come Gallery in galleria. collection. Ma come funziona? Anteprima, immagine, verticale, Allora, barra left, barra strumenti, download, barra, barra, verticale, scritte, abbiamo anteprima, immagine, gallery view, Gallery View collection. Collection. Allora, qui se interagiamo In Cyber 2, 8, 4 DMG, immagine disco. abbiamo i file, quindi spostandoci verso destra Codi 17.6, Kryptonix, 86, abbiamo i vari 64 file. DMG, immagine disco. Se poi togliamo l'interazione, Fuori da Gallery View Collection, verticale splitter. andiamo a destra, verso destra, Area di scorrimento. troviamo un'altra area di scorrimento, interagiamo In area di scorrimento, 12 elementi in codi e 17.6 troviamo Kryptonix 86 64 DMG 77,8 MB. le informazioni sul file, quindi il nome, Tag. quanto occupa, Editor tag ha i creato. tag creato, sono 24 novembre tutte modificato. 24 le novembre varie 2017, 19.1. informazioni. Ultima apertura. 24 novembre 2017, 19, mostra altro, pulsante. Mostra Abbiamo altro, mostra altro, pulsante. possiamo facciamo Premi, mostra altro, mostra altro. pulsante. Nascondi dettagli, HTTPS, provenienza. 24 novembre 2000, ultima E apertura. andiamo poi 24 novembre 2000, ultima, 20, HTTPS, provenienza, che www. Nascondi dettagli, possiamo fare pulsante. nascondi Premi, dettagli, nascondi, ecco. mostra altro, pulsante. Fuori d'area di scorrimento. Mentre, Verticale, splitter. Gallery view, collection. ecco, a sinistra di Gallery View Collection Anteprima, immagine. abbiamo anteprima, in questo caso non c'è nulla perché è un file, un'immagine disco, Gallery View però se noi Collection. andiamo per esempio, vediamo, Come elenco selezionato. andiamo Bis chiudi fine. nei podcast, Documenti. in documenti, e andiamo In vista elenco. Podcast blink pod serie cartella. Podcast mac cartella. Contratto. podcast MacNV, i nostri podcast, Apri selezione. Vista elenco. Tabella. apriamo galleria. Come Di galleria, nuovo, selezionato. Gallery View Collection. In Mac 01 MP3 MPEG questo è il Audio Layer 3. primo, il 01. Andiamo a sinistra e Fuori da gallery, anteprima, immagine. Play, pulsante. abbiamo infatti qui il pulsante play. Quindi possiamo direttamente da qui far partire il nostro file audio. E questa è la visualizzazione galleria, molto interessante, può essere Come interessante elenco selezionato. un'alternativa Bis chiudi. in più. Macintosh HD. Se ci troviamo su un file, possiamo Download. In vista anche, elenco Cyber 2. aprendo il menu contestuale, quindi Vo Shift M, Menu. abbiamo Apri. tra le Apri varie console, opzioni, sposta, ottieni informazioni, rinomina, abbiamo comprimi, duplica, crea alias, visualizzazione, la condividi, sottomenu, azioni rapide, sottomenu. azioni rapide. Allora, qui in Azioni rapide, personalizza l'ISE. questa cosa c'è solo personalizza perché non posso fare nulla con questo file. Per esempio, se avessimo avuto un'immagine, si potrebbe modificarla, quindi abbiamo avuto modifica,
ruotarla a sinistra, a destra o convertire in PDF. Possiamo anche modificare file video, tagliarli, eccetera, dipende dal tipo di file. In personalizza si apre, se andiamo su personalizza, l'elenco di tutte le opzioni che possiamo attivare o disattivare delle estensioni per modificare le opzioni che poi sono disponibili in questo menu. Ciberdoppio. Chiudi finestra. Finder. E questa era una parte del Finder. Abbiamo anche nel desktop, possiamo ordinare automaticamente il desktop, possiamo utilizzare le pile, qui c'è infatti un'opzione, siamo sul desktop in questo momento. Blocco CTRL, blocco CTRL. Adesso chiudiamo, ecco fatto. Skype, Telefinder, Twitter, Risk, Telefinder. Ok. Blocco CTRL opzione non attivo. Download. Chiudi finestra. Macintosh HD volume. Menu. Apri. Ottieni Rino. Gestup Creali Visual. Azioni rap copia Macintosh. Importa da utilizza pile. Utilizza pile. Macintosh HD. Macintosh HD volume. In questo caso non. Menu. Non succede niente. Segno di spunta. Raggruppa. Segno di spunta. Utilizza pile. Raggruppa pile per sottomenu. Ecco qui abbiamo raggruppa pile per. E possiamo raggruppa fare. Pile, data ultima apertura. Segno di spunta. Tipo. Tipo. Data ultima apertura. Data di aggiunta. Data di modifica. Eccetera. Data di creazione. Tag. Macintosh HD volume. Possiamo quindi organizzare meglio. Qui non c'è nulla. Quindi. Non è cambiato niente, adesso disattiviamo l'opzione. Apri, ottieni, gestup, crea, viso, azioni rapide, copia Macintosh. Sono le 16 e segno di spunta, utilizza pile. Macintosh. Ecco fatto. Questo per tenere ordinato la scrivania, insomma. Abbiamo anche un'altra novità. Possiamo, se abbiamo a disposizione il nostro iPhone, scattare per esempio una foto direttamente da iPhone. Il menu documenti si chiama import da iPhone. Documenti, apri in sponsor, azico, import, mostra, import, utilizzo, import da iPhone. Import da iPhone, in questo caso. Importa da iPhone, scatta foto. Ecco. iPhone di Luca Maglianti, iPhone di Luca Maglianti, scatta foto. Io potrei scattare quindi una foto direttamente dalla fotocamera dell'iPhone. Scansiona documenti. O anche scansiona documenti, sempre con la fotocamera del nostro. Scansiona documenti. Ora non lo faccio, comunque queste opzioni sono disponibili se ne avete bisogno. Vista elenco, tabella. Chiudi fine. Se su Safari avete delle estensioni non nuovissime, con la nuova versione di macOS 10.14 verranno disattivate. Infatti ora le estensioni si trovano direttamente nel Mac App Store. Per esempio Adblock, quella che blocca le pubblicità su internet, ora è disponibile direttamente dal Mac App Store. Se volete utilizzarla dovete scaricarla da lì, e quindi le estensioni sono molto più controllate e non possono più accedere ai dati senza controllo. Questo è molto interessante. Altra novità, ci sono molte più richieste di accedere per esempio al microfono, alla localizzazione, alla fotocamera, quindi alla telecamera del Mac e anche ad altre richieste ci sono, perché è molto aumentata la sicurezza. Quindi c'è per esempio l'esempio di Skype: quando voi fate l'aggiornamento dovete riautorizzare Skype a utilizzare il microfono e la videocamera del Mac, altrimenti non funziona. E vi verrà chiesto molto spesso dopo l'aggiornamento per le applicazioni che utilizzate, perché comunque bisogna chiederate di nuovo tutte le autorizzazioni. Questo è un altro fattore di sicurezza in più. Il sistema è secondo me è stabile, è veloce. Altra novità sono le nuove app importate da iOS.
Questa è una funzione che sarà disponibile per gli sviluppatori dal prossimo anno. Apple l'ha comunicato nell'ultima edizione della conferenza degli sviluppatori di giugno. Questo significa che vedremo molte app di iOS presenti anche su Mac. Nella questa versione Apple ne ha già aggiunte alcune per farci vedere come funzionerà. Abbiamo per esempio l'applicazione Casa Finder. Andiamo adesso ad aprirla. Applicazioni. Infla restare app applicazione. Calcolatrice app applicazione. Calendario app casa app applicazione. Apri select applicazione. Avviso. Finestra di dialogo del sistema. Non puoi aprire l'applicazione casa perché potrebbe essere danno il testo. Ok. Intanto riesce. Finder. Applicazioni. Finestra. Apri selezione. Casa. Ecco, questo è un piccolo. Casa. Finestra. Barra strumenti. Un piccolo bug, non so per quale motivo. Intanto esce. Schermo intero. Barra strumenti. Andiamo a barra strumenti. In barra casa, selezionato, pulsante di scelta, stanze, pulsante di scelta, 2 di 3. Casa, stanze, automazione, pulsante di scelta, 3 di 3. È molto simile alla versione per iOS. Aggiungi, pulsante aggiungi. Menu. Aggiungi, fuori e da barra strumenti. E poi abbiamo. Accessories, area di scorrimento. Qui, l'area di scorrimento con gli vari accessori. In accessories, due accessori non rispondono. Avviso da core services, due accessori non rispondono. Ci sono. Casa, 5, selezione finder precedente casa, attuale casa, attuale casa, fine, dettagli. De due accessori non rispetta intestazione Apple TV soggiorno bagno camera da letto. Andiamo camera da letto varie, no pulsante le varie luci cucina un dimmer switch di temperatura fuori non risponde pulsante temperatura che umidità che fuori non risponde. A volte succede temperatura perché a volte capita che questo sensore di temperatura non risponde. Vediamo. Dimmer switch, cucina, camera da letto, camera da letto, esempio, cucina, no, camera da letto. La luce in camera da letto. Camera da letto, no, pulsante. Ecco. Cucina, camera da letto, 100%, ecco, pulsante. Avete sentito il suono? Adesso ve lo faccio riascoltare. Camera da letto. Sentite? È un suono che vi ricorda qualcosa? Camera da letto, no. Suono di iOS. Quando facciamo il doppio tap, no? Semplicemente che proprio anche il suono è da lì che è arrivato da iOS, anche i suoni sono cucina, da iOS. Camera sì. Da letto, camera da letto, 100%, posso poi modificare la luminosità della luce, comunque chiudiamo, spegniamo. Camera da letto. Questa è casa. Finder, applicazioni, finestra. Abbiamo anche l'applicazione memo vocali. Mac tracker, memo vocali app applicazione. Apri selezione, memo vocali, finestra, elenco registrazioni, area di scorrimento. Cerca, campo testo ricerca, barra strumenti. Cerca, campo testo ricerca, barra strumenti. In bar, memo vocali. Memo vocali, fuori da bar, cerca, elenco registrazioni, area di scorrimento. Nell'elenco registrazioni è vuoto, non ce ne sono. Fuori, registra, pulsante. Seleziona il pulsante registra per creare un memo vocale. Registra, pulsante. Era come la versione su iOS. Possiamo registrare. Questa è una prova di registrazione. Torna indietro, 15, riproduci, oscurato, pulse, torna in pausa, posizione attuale, 8,88 secondi. Pausa. Da. Ecco. Posizione attuale, panoramica, forma d'onda, 12,63 secondi. Cursore, dettaglio, forma d'onda, 12,63 secondi. Barra strumenti. Dettaglio, posizione, riprendi, torna indietro, riproduci, pulsante, avanti, veloce, qui, fine, pulsante. Fine, pulsante. Possiamo fare, per esempio, avanti, veloce, riproduci. Pausa. Dettaglio forma d'onda. Questa è una prova di registrazione. Ok. Panoramica forma d'onda. Dettaglio panorama. Posizione attuale. Riprendi pulsante. Torna indietro. Pausa pulsante. Possiamo qui riprendere. Torna indietro. Posizione attuale. Sostituisci pulsante. Ecco. Possiamo. Posizione attuale. Torna indietro. Riproduci. Avanti per fine. Pulsante. Fine. Pulsante. Poi sostituire la registrazione sostituirla oppure fare fine. Facciamo fine. Dettaglio forma d'onda. Zero registra pulsante. Sostituisci, c'era pulsante sostituisci per se volevamo sostituire la registrazione. Elenco registrazioni, area di scorrimento. Cerca campo testo, ecco elenco registrazioni. Fuori registra, dettaglio forma panoramica, forma posizione attuale. Torna indietro, qui riproduci, avanti veloce, 15 secondi, avanti veloce, riproduci, torna indietro, 15 posizione attuale, 0 secondi. Posizione, torna indietro, riproduci, pulsante.
Torne posizione panoramica, okay. Forma d'onda. Dettaglio forma d'onda. Un registra, pulsante. Elenco registrazioni, area di scorrimento. In elenco. E questa è la registrazione. Fuori dal registra, pulsante. Elenco cerca, campo test, barra strumenti. Avanti veloce, quindi avanti veloce, qui riproduci, pulsante, torna indietro, qui posizione attuale, 1,71 seconds. Posizione attuale. Questa è l'applicazione memo vocali. Finder, applicazioni, finestra. Memo vocali, app applicazione, barra, borsa, app applicazione. Vediamo anche data di modifica. Applicazione borsa. Borsa, app applicazione. Colonna 1, apri selezione. Borsa. Borsa, intestazione, borsa, ti dai il benvenuto. Intestazione, un design completamente rinnovato. Consulta facilmente le quotazioni dei titoli. Intestazione, notizie dal mondo della finanza. Non perderti neanche un aggiornamento con l'intestazione. iPhone, iPad e Mac. Usa iCloud per controllare i titoli e leggere le ultime. La tua posizione viene inviata a Apple per fornirti pubblicità geograficamente rilevanti. Informazioni su borsa e sulla privacy. Continua, pulsante. Continua. Elenco titoli, pulsante. Elenco titoli, area di scorrimento. Vediamo qua. Cerca, campo testo, elenco titoli, area in FTS, semi index, semi 20.500, notizie dal mondo della finanza da Yahoo, selezionato, pulsante. Fuori da lei, Yahoo, pulsante. Gestisci la watchlist, pulsante. Notizie dal mondo della finanza, area di scorrimento. In notizie dal traderlink.it, borsa italiana in rosso con BTP e bancari, tensioni governo e FTS, semi meno 1,35, borsa italiana.it, Radio Core, borsa, semi meno 1,5, fuori da notizie dal mondo della finanza. Anche questa è proprio come la versione di iOS. Finder, applicazioni, chiudi finestra. Altra novità è il Mac App Store, che è completamente nuovo, simile anche qui alla versione per iOS. Finder, scrivania, Macintosh HD volume, Macintosh HD volume, barra del menu Apple, è info pref App Store lisse. Andiamo all'App Store. App scarico. Card scopri collection. Allora abbiamo la sezione scopri, che Luca Nigit Peter scopri collection. Barra del campo di ricerca, campo text scopri. Prima di tutto schermo intero, campo di ricerca, campo text ricerca, cerca. Che vogliamo. Cerchiamo per esempio suggerimenti ricerca, finestra comparsa. macOS cancella ricerca, macOS Sierra Developer Beta. Scopri collection, barra laterale, gruppo, scop, Luca Nigit, et, Luke, scop, barra la, cancella ricerca, macOS, contenuto selezionato, App Store, finestra, Luca Nigit, et, risultati per macOS, collection, macOS Mojave, Wi-Fi pass for macOS, uti fuori da risultati, barra laterale, okay. Group, in, crea, riga della tab, fuori, filtri, pulsante, risultati per, cancella ricerca, macOS, contenuto, cancella ricerca, pulsante, elimina macOS, testo eliminato, scopri collection. E siamo tornati a scopri. Interagiamo con questa collection, scopri collection. Sezione, sezione, il sogno di ogni illustratore, in il sogno di ogni ottimizzate per le modalità scuola e altri tre articoli. E varie app e giochi che adoriamo. Elenco completo, pulsante. App e giochi che adoriamo. Top pagamento. Elenco completo, pulsante. E un po' le classifiche. Top pagamento. In top pagamento, elenco contenuti 1, 2, Magnet, area di lavoro organizzata, 3, Logic Pro X, musica, 229 euro, top gratuite. Elenco completo, pulsante. Top gratuite, qua abbiamo, se tocchiamo il suo elenco completo, praticamente avremo tutta la classifica completa. Proviamo. Ecco. Elenco completo, pulsante. Premi elenco, carico, top up gratuite, collection. Ed ecco infatti la classifica. In top 1, garage band, music 2, WhatsApp desktop, social network, apri, pulsante. 3, Deon Archiver, utility 4, Adblock Plus for Safari, produttività, ottieni, pulsante. 5, Open All Files, File Viewer, util 6, eSuite, utility, ottieni, pulsante. 7, Adblock for Safari, produttività, apri, pulsante. Adblock è quello che dicevo prima. 8, Telegram, social network, apri, pulsante. 9, Xcode, sviluppato. 10, PDF Reader Pro Lite Edition, business, ottieni, acquisti, app, pulsante. Fuori da top up gratuite, col barra laterale, gruppo. Vediamo qui questa barra laterale, dove abbiamo in barra laterale, gruppo, scopri, scopri, crea, riga della tabella, crea, lavora, riga della tabella, gioca, riga della tabella, sviluppa, riga della tabella. Passo una categoria di applicazioni, praticamente. Se noi andiamo lavora, riga della, crea, riga crea, della tabella, premi crea, riga della tabella. Luca Nigit, et crea, collection, raccolta, modifica foto e immagini, elenco, modifica foto e immagini, esplora la tua creatività, elenco completo, tutte pulsante. Le applicazioni per creare. Fuori da barra laterale, crea, barra la, crea, lavora, riga del, gioca, riga del, lavora, riga lavora della tabella, vuoto.
Luca Nigit, Ethel, lavora con la... Segui i tuoi progressi. Elenco completo. Segui i tuoi progressi. Segnati tutto. Elenco completo. Segnati tutto. Gestisci i tuoi progetti. Elenco... Gestisci i tuoi progetti. Risparmia tempo. Elenco completo. Barra laterale. Altro. Gruppo. Imba. Crea. Lavora. Gioca. Riga della tabella. Gioca. E giochi. Sviluppa. Riga delle categorie. Riga della tabella. Un po'. Categorie. Aggiornamenti. Categorie. Riga del foto. Categorie. Collection. Luca Nigit, Ethel. Categorie. Finanza. Pulsante. Business. Pulsante. Finanza. Business, fotografia. Finanza, pulsante. Giochi. Pulsante. Grafica. Design. Intrattenimento. Pulsante. Istruzione. Pulsante. Medicina, molto pulsante. Tutto questi pulsanti. Meteorologia, musica, pulsante. Meteorologia, pulsante. Meteorologia. Meteorologia, collection. Luca Nigit, meteorologia. Top pagamento. Elenco completo. Top pagamento. Top gratuite. E top gratuite. Utilizza codice, pulsante. Termine, condizioni. Seguiamo, utilizza top gratuite. Elenco con te. Di questa categoria. Top gratuite. Pagamento e top gratuite. Utilizza codice top gratuite e in 2 Meteo Live gratis. 1 widget meteo per Italia. Meteorologia, ottieni pulsante. 2, 3, orologio scrivania, spo 4, sì, tempo HD, ecco. Salva schermo, meteoro fuori da barra laterale, gruppo. Poi, in barra, in crea, barra riga laterale, lavoro, gioca, riga del sviluppo, categoria, aggiornamenti, aggiornamenti, riga della... Premi aggiornamenti, riga ecco. Delle aggiornamenti, riga della tabella, in aggiornamenti, riga della tabella, contenuto vuoto. Non c'è nulla. Fuori, aggiornamenti, collection. In Telegram, oggi, aggiornamenti recenti, aggiornamenti recenti. Noi non c'è, ci sono solo aggiornamenti recenti. Telegram, qui terrific, 5 for Twitter, oggi, apri, pulsante, fixed book, sweet timeline, pinning, closing row selection, changing the app icon, fixed book, sweet, qui terrific, 5 for Twitter, oggi, apri, pulsante, fix, oggi, ecco. Fuori da aggiornamenti, possiamo interagire per leggere la descrizione delle novità, barra laterale, gruppo, in barra ecco. Laterale, crea, riga della, scopri, scop, crea, riscopri, riga della tabella, e questo era, fuori top up, gratuite, store. Collection, poi non possiamo, indietro, scopri collection. Luca Nigit, Ed, Muleman, barra ecco di menu, abbiamo... modifica, store, finestra, store, indietro, osterica, cerca comando, F, vedi tutto, oscurato, comando maiuscole, S, scopri comando, 1. Vediamo anche, possiamo fare scopri, con comando 1, comando 2 possiamo crea, fare lavora, varie, gioca, sviluppa comando, categoria comando, 6. Sezioni, aggiornamenti senza, comando, visualizza il mio account, Luca Nigit, Ed, aggiornamenti comando, 7. Senza passare dalla barra laterale, esci. Luca Nigit, Muleman, account vuoto, collection, Luca Nigit, Ed, Muleman, ecco. Account, collection, in ad Black for Safari, 22.7, acquistato ecco. Da Luca, pulsante, acquistato e da praticamente Luca, abbiamo, pulsante. Cliccando su questo pulsante che si trova dopo la ridiscorrimento della collection, per esempio di scopri, qui su questo pulsante abbiamo le applicazioni acquistate. Ad Black for Safari, Smart Remote for LG Smart TV, Ad Black for Interagi, Ad Black. Interrompi, Smart Remote for LG Smart, Luca Nigit, Ed, Account, ecco. Collection. Luca Nigit, Ed, Muleman.com.it, Account in Smart Remote for LG, ecco. Terrific, 5 for Twitter, 20 for barra laterale, gruppo. Account, acquistate. Campo di ricerca, account, Slack. Ecco. Account con barra la team, scopri riga della tabella, premi, questo scopri è fuori da scopri collection. Il Mac App Store rinnovato. App Store non ha finestre. Abbiamo una nuova sezione aggiornamenti, perché avete visto che negli aggiornamenti ci sono solo le app. Questo ce l'aveva già comunicato Apple nell'ultimo WWDC. Degli sviluppatori, la conferenza degli sviluppatori. Andiamo quindi nelle preferenze di sistema e Skype, telefono, Finder, Finder, Macintosh HD, barra dei menu, Apple. Abbiamo una Apple, nuova informazioni, preferenze di sistema, Alice, preferenze di sistema, preferenze di sistema, pannelli delle preferenze, area di scrivania, scrivania, salva schermo, pulsante, accessi, aggiornamento software, aggiornamento pulsante. Software, eccolo qui, carico aggiornamento software, finestra, barra strumenti, software update, immagine, occupato, indica, verifico gli aggiornamenti, verifica gli aggiornamenti, ridimensiona oscura strumenti, soft, il Mac è aggiornato, macOS Mojave 10.14, il Mac è aggiornato, ok, ultima verifica martedì 2 ottobre 2018 16.46, perfetto, aggiornamento software, mantieni il Mac aggiornato automaticamente, deselezionato, riquadro, questa funzione mantieni il Mac aggiornato automaticamente, se attivata scaricherà gli aggiornamenti automaticamente come succede su iOS. Avanzate, pulsante. Qui possiamo in avanzate modificare automaticamente. Le funzioni. Automaticamente. Automaticamente. Cerca aggiornamenti, selezionato, automaticamente. Cerca aggiornamenti, selezionato, riquadro. Quindi cercherai aggiornamenti automaticamente. Scarica i nuovi aggiornamenti quando disponibili, selezionato, riquadro.
Qua abbiamo installa aggiornamenti macOS deselezionato, riquadro. Quindi qui in questo caso installa e scarica, cioè cerca e scarica ma non installa. Installa gli aggiornamenti dell'app d'App Store deselezionato, riquadro. Anche delle app. Installa i file dei dati di sistema e gli aggiornamenti di sicurezza selezionato, questo riquadro. Sì. Ok, pulsante. E qui ok, pulsante. Nostra opzione. Avanzato. Mantieni il Mac aggiornato. Ok. Aggiornamento software. Mantieni il Mac aggiornato. Una funzione ma il Mac aggiornato. Nuova strumenti. Per il Braille. Film, avanti. Mostra tutte. Di questo over. Premi, mostra fuori pannelli delle preferenze. In generali, pulsante. Vedere. Carico si generale. Trova. Finder. Macintosh. Quindi avremo le utility di VoiceOver. Apro utility VoiceOver. Utility VoiceOver. Utility in categoria musica. Braille. Fuori da layout selezionato pannello monitor pannello monitor Braille Pop Tele che Voyager 4 traduzione Braille italiano mostra Braille contratto oscurato deselezionato mostra utilizza traduzione Braille automatico utilizza i punti 7 8 per utilizza a capo automatico selezionato a capo automatico, ecco, che è praticamente adesso andiamo Celle a vedere. Mostra stile mostra sta a sinistra mostra sta a destra mostra messo un secondo breve lungo aiuto pulsante se nell'aiuto ci premi aiuto applicazione significa. Utilizza il pannello layout per aprire link app nota link punto opzioni nel pannello monitor Braille voice over traduzione file click mostra Braille visualizza ecco di default voice over mostra Braille auto punto utilizza ecco. Braille se deselezioni questa opzione utilizzare la traduzione Braille di default se utilizzi il Braille set se deselezioni questa opzione utilizza i punti 7 8 alza i punti utilizza ecco. Capo automatico ecco capo automatico vediamo cosa serve le parole che sono troppo lunghe per la riga Braille attuale vengono spostate alla riga successiva dopo che fai la panoramica piuttosto che venire divise in più righe questa opzione è selezionata di default. Ma quindi le parole vengono spostate sulla riga successiva, non ho ben capito la differenza da prima, sinceramente, ma cioè, comunque è un'opzione in più. Ok. Direi che questo le parole che sono troppo lunghe per la riga Braille attuale vengono spostate alla riga successiva dopo che fai la panoramica. Praticamente non vengono più, la parola viene spostata alla riga successiva se è troppo lunga per stare sulla riga Braille, ecco. Questa è l'unica novità di VoiceOver. Utility VoiceOver? Ecco, come vedete se potevano tranquillamente inserire anche qui le voci di Siri, non hanno fatto purtroppo, mentre su tvOS su Apple TV sì, non capisco per quale motivo qui non hanno messe, boh, vabbè. Speriamo per il prossimo aggiornamento, cioè VoiceOver scelta contenuto Mac. Aiuto lungo ecco, okay, che VoiceOver ormai comunque barra strumenti in cerca camp fuori categoria utility tabella è arrivato in categoria a un generale livello che fuori da categoria funziona, ok, però Finder. Le voci di Siri potevano anche inserirle, vabbè, comunque consiglio di aggiornare, comunque problemi non ce ne sono, il sistema è molto molto stabile, VoiceOver sembra anche più reattivo, Safari si comporta bene, su internet non ci sono problemi, ecco possiamo anche chiedere a Siri di accendere le luci per esempio o di quella la temperatura, se abbiamo un sensore compatibile con HomeKit possiamo controllare quindi da Siri anche da Mac i dispositivi HomeKit, per esempio qual è la temperatura fuori? Siri sta pensando, pulsante vediamo un po' se funziona il sensore adesso perché a volte non conversazione, va. Area in conversazione, un momento fuori Siri sta pensando, pulsante sto ancora controllando sul dispositivo non lo prende purtroppo. A volte va, a volte no, questo sensore di temperatura. Parla con Siri, pulsante. Aiuto, pulsante. Conversazione, area in conversazione. Sto ancora controllando su fuori da conversazione. Aiuto, parla con... Accendi luce in camera da letto. Ok, la camera da letto è accesa. Ecco, mi sto accesa. Spegni tutte le luci. Ok, le luci sono spente. Come sono le luci? Ecco le previsioni del tempo. No, nel tempo no, le luci, non il tempo. Le luci sono spente? Le luci sono spente. Perfetto. Proviamo un'altra volta con la temperatura, vediamo se risponde.
Com'è la temperatura fuori? Temperatura non risponde. Purtroppo non è stato ancora aggiornato, secondo me, le firmware del sensore, perché a volte va e a volte no. Comunque. Finder, Macintosh. Ecco, queste sono le novità di macOS 10.14. Vi do appuntamento alla prossima. Come sempre ringrazio chi mi segue. Se volete commentare potete farlo su YouTube o sul gruppo VoiceOver di WhatsApp. E grazie a tutti e a presto.